Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6. Siamo giunti a 90 minuti dal termine in Serie D della stagione regolare. Ci avviamo verso gli ultimi 90 minuti anche in Serie C. Serie C che è in campo, girone B ovviamente in questo momento. Teramo che all'intervallo è sotto 3-1 a Trieste, vantaggio triestino con Granoce, pareggio momentaneo di Fiordaliso e poi Costantino e Petrella hanno fissato nel primo tempo il punteggio, secondo tempo che come vedete al nostro live match è ricominciato da 10 secondi, ma questa è una giornata importante per la Serie D, verdetti che non sono ancora totalmente scritti, ma quasi. C'erano due derby e sono andati alle squadre che giocavano in trasferta, il Giulianova che ha vinto a Notaresco e all'Avezzano che ha vinto sul campo della Vastese. Successo anche per il Pineto contro la San Maurese e anche il Francavilla di Sera, insomma ne parleremo questa sera. Intanto raddoppio del Vicenza sul Fano, saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao a tutti e buonasera. Saluto quelli che ci seguiranno, quelli che ci seguono, siete in tanti, davvero tanti, grazie, grazie, grazie. Tutti quelli che ci scrivono, ci scriveranno, anche solo ci guardano e basta, non c'è assolutamente problema. Abbiamo in studio, oggi abbiamo visto la partita insomma, a distanza ravvicinata o quasi, però ce ne siamo accorti dopo. Francesco Daniello, ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. E oggi eri al Savini di Notaresco per questa partita che alla fine ha regalato tante emozioni, qualche episodio da rivedere, qualche protesta soprattutto in casa Notaresco, poi faremo il punto della situazione. Vedremo. Sorride con il suo Pineto Manfredo Pietrantonio, ciao Manfredo. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Che oggi insomma con il suo Pineto ha blindato i playoff, hai rischiato su un intervento di Diop, poi vedremo nell'angolo Moviola anche quello che hai rischiato. C'è una sedia vuota perché poi alla fine della partita avremo con noi anche la nostra Ania Cantagalli al termine di Triestina Teramo per fare il punto della situazione e farci un po' raccontare la partita. Partiamo però con i risultati, iniziando dalla Serie A che si sta giocando una partita, si sta giocando con la Lazio che in vantaggio a Marassi contro la Sampdoria 2-1, Sampdoria che ha accorciato da poco le distanze con Quagliarella, ridotta in 10 per il rosso a Ramirez, la Lazio in vantaggio 2-1. Alle 20:30 c'è Torino-Milan, poi domani Atalanta-Udinese alle 19, Fiorentina-Sassuolo alle 21. Non vediamo la classifica perché tanto è un campionato che seguiamo ma solo a titolo informativo. Vediamo la Serie B invece, perché oggi c'è stato il clamoroso recupero del Cittadella contro l'Ascoli per 2-2, l'Ascoli che era in vantaggio di due reti, poi alla fine si è fatto rimontare, peraltro ha segnato anche Panico, poi Cremonese Foggia 1-0, ma le attenzioni ovviamente per la diretta sono concentrate a domani sera quando ci sarà Lecce Brescia nella settimana in cui riposa il Padova. Vediamo la classifica perché ieri Pescara, e lo sapete, ha pareggiato 1-1 contro il Verona, un punticino che magari dal punto di vista stilistico non strapperà chissà quanti applausi, che però tiene i biancazzurri ancora lì, biancazzurri che adesso avranno il turno di riposo, quindi il 1° maggio non scenderanno in campo, lo faranno nel prossimo fine settimana, dunque osserveranno il turno di stop. In testa c'è il Brescia e il Lecce che segue a 3 punti di distanza. Vediamo in Serie C perché adesso c'è la contemporaneità delle partite, quindi vediamo a che punto si trovano le formazioni in campo. I Molese su Tirol 2-0, Monza Fermana 1-0, Pordenone Gianna Erminio 3-1, Renate Feralpi Salò 1-2, San Benedettese Gubbio 1-0, Ternana Ravenna 1-0, come detto Triestina Teramo, e lo vedete anche in alto, 3-1, siamo al quarto della ripresa, vantaggio dell'Albino F in casa della Virtus Verona, Vicenza Fano 2-0, Vispesa Rorimini 0-0. Vediamo la classifica che sta maturando ad inizio secondo tempo, il Pordenone ha 72 punti, la Triestina 67, 61 il Molese e Feralpi Salò, 57 per il Monza, 55 per il Sud Tirol, 54 per il Ravenna, 48 per il Vicenza, 47 per San Benedettese e Fermana, 43 punti per Ternana e Albino Leffe, 42 punti per il Teramo, 41 punti Vispesa, Roggiano e Gubbio, 38 per Renate, Virtus Verona e Rimini, 35 il Fano. Serie D adesso, girone F.
che è quello che è, di cui parleremo approfonditamente questa sera. Campobasso Matelica 0-1, Cesena Castelfidardo 4-1. Le distanze restano sempre di 3 punti tra la prima, il Cesena, e la seconda, il Matelica. Al Cesena basterebbe un pareggio la settimana prossima al Fadini di Giulianova per mettere in cassaforte il campionato. Vince il Francavilla, come detto, di misura ad Isernia, e questo è il risultato. Intanto pareggio del Renate contro la Feralpi, e questo è il risultato, quello del Carotti di Iesi, quello che di fatto avvicina sensibilmente il Giulianova alla salvezza diretta. Ed ecco perché manca un punto, perché il Forlì si ferma a Iesi dopo essere andato sotto e aver recuperato, ma solo strappa solo un pareggio, 1-1. Monte Giorgio Agnonese 2-2, Pireto Sammorese 2-1, peraltro oggi doppietta di Pepe, che insomma è difensore col vizio del gol, sì, addirittura una doppietta ci ha stupito. Recanatese Sant'Arcangelo 1-1, Notaresco Giulianova 1-2, e peraltro Francesco è ancora più contento perché poi è arrivato il gol decisivo di Di Paolo. Savignanese San Giustese 2-3, Vastese Avezzano 1-2. Vediamo la classifica a 90 minuti dal termine: Cesena 82 punti, Matelica 79, Recanatese 63, Pineto 62, Francavilla 59 e San Giustese 58, Notaresco 54, Iesina 51, Monte Giorgio 48, Campobasso e Savignanese 47, Sammorese 46, Giulianova 43, che sorpassa la Vastese che rimane a 42, 40 punti per il Forlì, 39 per l'Avezzano, 36 per l'Agnonese, 34 per Sant'Arcangelo e Isernia, 25 punti per il Castelfidardo. Francesco, parto da te perché poi con Manfredo faremo il punto in casa Pineto, soprattutto rimanendo un attimo sulla classifica, perché in alto diciamo che i giochi sembrano praticamente fatti. Con un punto settimana prossima il Cesena festeggia il campionato, il Giulianova festeggia la salvezza, il Matelica ha fatto il suo a Campobasso, ma probabilmente non basterà. Adesso il Pineto è nei playoff, adesso tra Francavilla e San Giustese gli ultimi 90 minuti sarà una bella lotta, il Notaresco è fuori dai playoff, certo un punto a 90 minuti dalla fine della partita del campionato è comunque un discreto bottino, normalmente conterebbe poco, ma a 90 minuti, a un turno dalla fine, è tantissimo. Qual è il risultato che ti ha sorpreso di più? Forse quello dell'Avezzano a Basto? Che sì, giudizio ne trai? Sì, anche perché l'Avezzano a Basto ha fatto un grandissimo risultato, anche perché la Vastese aveva bisogno di punti, salvezza in casa, e non si doveva in pratica far sfuggire questi 3 punti. È stato un risultato inaspettato, a maggior ragione per quanto riguarda la classifica finale. Domenica ci saranno degli altri scontri importanti per delinearla, ma davanti sicuramente credo che siano quelle 5, spero, tra l'altro, visto che il Matelica e Cesena hanno fatto un campionato a sé praticamente, e Recanatese, Pineto e Francavilla siano quelli che rientrano per i playoff. La San Giustese ha fatto un campionato importante, però spero a questo punto che Francavilla rientri per così agognati playoff in pratica. Manfredo, invece il Pineto c'è certamente all'interno dei playoff, oggi sarebbe una sfida con la Recanatese, che quest'anno non vi ha portato granché bene, però ci sono ancora 90 minuti per decidere. Sì, sì, abbiamo ancora 90 minuti per cercare di scavalcarli e di fare la prima partita in casa, quindi ce la metteremo tutta fino alla fine per cercare di portare il maggior numero di punti possibili a casa da Avezzano. Io volevo anche, non so se Andrea, ecco qua, mi sente. Andrea, è chiaro che le combinazioni per l'ultima giornata di campionato sono tante, tantissime. Sì. Però che giudizio trai da questa penultima giornata? Cioè sono risultati che ti sorprendono oppure no? Non lo so. Beh, mi sorprendono le vittorie esterne nei derby,
perché pensavo che le due squadre in casa potessero far valere il fattore campo, il Notaresco per tenere in vita le speranze playoff e la Vastese per chiudere il discorso salvezza. E invece così non è stato. Va fatto un grande applauso a Gironova e Avezzano, che hanno fatto due grandi partite. L'Avezzano, quello che ci ha raccontato Paolo Renzetti, ha meritato la vittoria. A Notaresco è stata una partita molto combattuta, tu l'hai vista, l'hai raccontata sì, anche sì. Nel pomeriggio. E infatti scrivono giustamente partita vera a Notaresco, anzi verissima, sì, io sì. Confermo. Che insomma, se qualcuno poteva pensare, vabbè, tra due squadre abruzzesi ci si mette, no, assolutamente, è stata una partita stravera, poi chiedo conferma anche a Francesco. Assolutamente no? Sì, quindi sono due risultati importanti che di fatto consegnano la salvezza a Giulianova, a meno che la prossima domenica non avvenga l'imponderabile, ma vi dico subito che se anche il Giulianova dovesse perdere, ma quella partita ha un X grosso come una casa, ma se anche dovesse perdere, tra le tante combinazioni al Giulianova andrà bene anche la mancata vittoria della Vastese, cioè se la Vastese non vince ad Agnone il Giulianova è salvo anche con una sconfitta, quindi insomma Giulianova ha messo sostanzialmente la salvezza in cassaforte con la vittoria di oggi. In sintesi, come ho detto oggi nel pomeriggio, il Notaresco è fuori dai giochi playoff, il Pineto è dentro e può ancora migliorare la classifica con un terzo posto, prendendosi dunque il fattore campo nella gara, sì. gara secca di semifinale. Nella gara secca, sì. Il Francavilla ha fatto il colpo ed è a un passo dai playoff, ma era fondamentale vincere a Isernia, lo ha fatto, quindi bene anche il Francavilla. Giulianova ha fatto il grosso per la salvezza, la Vastese si è complicata i piani, mentre l'Avezzano con la vittoria di oggi può avere una speranziella di salvarsi direttamente a discapito della Vastese. C'è una combinazione che porta alla salvezza dell'Avezzano, qualora la Vastese perda e il Forlì non vinca contro la Recanatese, chiaramente l'Avezzano deve battere il Pineto. E invece la Vastese si è andata a complicare i piani, perché ora deve guardare gli altri risultati, ma deve cercare anche lei di vincere ad Agnone, e l'Agnonese è lì in bassa classifica e dovrà fare il risultato anch'essa. Quindi la Vastese oggi insieme al Notaresco è la squadra che esce peggio da questa giornata, perché ha avuto il match point salvezza a Castelfidardo sprecato e il match point salvezza oggi con l'Avezzano sprecato. A te. Grazie Andrea, intanto sotto la nostra, oltre ai messaggi che scorrono sotto la nostra diretta Facebook, ci scrive rapina a mano armata al Savini, però insomma io abbiamo visto una partita stravera. Sì, combattuta. Molto combattuta. Dal primo al novantesimo con anche un'espulsione, quindi penso che un accordo tacito. Non... Ecco, qui mettono in discussione, io però, poi la vediamo, però... Vi garantisco che insomma, soprattutto nel secondo tempo, vero Francesco? Anche perché nel secondo tempo, ha fatto Notaresco... anche il gol del 2-2 fondamentalmente, sì, Notaresco, sì. Annullato da un fuorigioco dubbio, però a questo punto non credo che siano d'accordo anche gli arbitri, quindi spero di no. Altrimenti dovrebbe essere una critica... No, è stata una partita verissima, combattuta sotto tutti i profili. Assolutamente. Va bene, cominciamo proprio da Pineto, dal Pineto di Manfredo Pietrantonio che vince 2-1 contro la San Maurese, il servizio della nostra Roberta Di Sante. Il Pineto batte la San Maurese, blinda i playoff e fa record di punti in classifica toccando quota 62 come mai nella sua storia. Tenere fede ai pronostici pre-gara però non è stato così semplice contro una San Maurese ben messa in campo da Mastro Nicola in una gara caratterizzata da diversi episodi. 4-2-3-1 per Amaolo che, costretto a rinunciare a Stefano Amadio, schiera a centrocampo la coppia Camplone-Marianeschi con Tomassini, Esposito e Di Rocco alle spalle di Cruz, riferimento avanzato. 4-4-2 per i romagnoli con Rosini e Scarponi a dettare i tempi, Loati e Lorenzo Lombardi sugli esterni e la coppia d'attacco di Diop Zuppardo. Il primo lampo al 19esimo è proprio degli ospiti che approcciano meglio la gara e sfiorano il vantaggio con Capitan Scarponi che di testa centra la traversa. La prima mezz'ora di gioco non regala tuttavia grandi emozioni, serve un episodio che arriva puntuale al 33esimo. Rosini viene a contatto in area con Tomassini e il direttore di gara papale decreta la massima punizione. Dal dischetto Pepe si conferma rigorista e Di Potenza sblocca il risultato piazzando la sfera sotto l'incrocio.
Il Pineto potrebbe subito raddoppiare quando Cruz raccoglie la sponda di Tomastini, controllo e gran destro del brasiliano che si stampa contro la traversa strappando applausi. Fortunato Cruz e anche il Pineto che sul contropiede successivo incassa la rete dell'1-1 romagnolo con Louati che raccoglie la corta respinta della difesa finalizzando un'azione rocambolesca e festeggiando come meglio non potrebbe i suoi 20 anni. Nella ripresa il Pineto torna in campo con maggior vigore e crea subito scompiglio al 9. Tomassini apre sulla destra per Esposito che però defilato spara alle stelle. Continua a premere la squadra di Amaulo. Al 13° Marianeschi in area trova la testa di Cruz con la sfera che termina fuori di un niente. Al 19° rischia grosso di Hop che entra duro su Massa, solo giallo per lui tra le proteste biancazzurre. Proprio di Hop al 27° se ne va in contropiede con la San Maurese in superiorità numerica, provvidenziale nell'occasione il recupero di Pietro Antonio. Altro episodio da Moviola al 28° con la partita che si innervosisce. Rosini ferma così Ciarcelluti che stava per ripartire il direttore di gara, fra proseguire tra le proteste furiose del Pineto con Marianeschi che viene ammonito nell'occasione. E proprio da un angolo di Marianeschi al 34° scaturisce il colpo di testa che vale il 2-1. A staccare più in alto di tutti è ancora il capitano Alfonso Pepe. Aisa si allunga e respinge ma la sfera ha già varcato la linea. E al 40° il Pineto potrebbe siglare anche la terza rete con una gran bordata di Massa che dà l'illusione del gol. La sfera è fuori di un soffio. Ma non è ancora finita, bisogna soffrire fino alla fine. Al 47° in pieno recupero, un episodio che costa caro al Pineto. Colluttazione tra Diop e Pepe, entrambi vanno a contatto. Il direttore di gara ferma il gioco ed estrae il rosso diretto all'indirizzo del capitano biancazzurro tra i fischi del Magliani Pavone. Ultimo sussulto al 50° con Rosini che tenta la conclusione dal limite fuori bersaglio. Quando mancano soltanto 90 minuti al termine del campionato regolamentare, il Pineto riesce così a far sua l'ultima casalinga e a portarsi ad un solo punto dalla Recanatese terza, in attesa di far visita domenica prossima all'Avezzano. Mister Amaulo, il Pineto con questa vittoria blinda i playoff, stando così le cose vi toccherebbe la Recanatese, la tua ex squadra, forse l'ostacolo peggiore? Ma prima di tutto l'obiettivo era quello di entrare nei playoff, l'abbiamo fatto con una giornata d'anticipo, quindi questo ha dato merito ai ragazzi, alla società e a tutti quanti, perché secondo me è un risultato importante per la secondo anno consecutivo. Siamo dentro i playoff e sembra tutto facile, essendo dalle altre squadre, questa se facciamo, vinciamo, facciamo è un miracolo, se facciamo i playoff andiamo a piedi a un santuario e via dicendo, se ci salviamo anche è un altro miracolo. Per noi qua sembra una normalità, però non è così, quindi bisogna dare merito ai ragazzi che hanno raggiunto per l'ennesima volta un risultato importante con sacrificio e lottando con impegno, perché non c'è niente di scontato e niente di facile. Come avete visto oggi, la San Maurese non ci ha regalato niente, ha giocato la sua partita fino alla fine come deve essere nel calcio e abbiamo sofferto una prima frazione e volevamo a tutti i costi questa vittoria che ci potesse dare l'ingresso nei playoff in una giornata d'anticipo. Siamo soddisfatti di questo e quindi adesso se l'avversario sarà Recanatese o un'altra squadra non mi interessa, in questo momento ci interessa finire nel modo migliore e preparare la prossima partita che è quella di Avezzano, perché abbiamo anche la Recanatese che è vicina e possiamo anche lottare per la terza posizione. Dobbiamo fare per cercare questo risultato ancora alla nostra portata, che possiamo centrare, e quindi dobbiamo lavorare per questo. Poi tra l'altro la posizione è importante, molto importante. È chiaro che nei playoff la posizione di classifica è importante, però anche l'anno scorso da posizione svantaggiata e abbiamo centrato la finale. L'obiettivo quando si arriva alla fine, il fattore campo incide
Non più di tanto, soltanto nel caso di parità sicuramente passa la squadra con risultato di pareggio, quindi soltanto questo è il vantaggio, perché poi dopo, come ho detto prima, giocare in casa fuori cambia poco niente, diciamo. Noi siamo venuti a giocarci la partita tranquillamente, serenamente, nel senso che noi abbiamo ottenuto la salvezza domenica scorsa, però ciò non toglie che i ragazzi ovviamente hanno voglia di giocare, anche hanno voglia di dimostrare, magari anche sia all'allenatore, che in questo momento sono io, sia alla società stessa, che vogliono quantomeno o continuare l'anno prossimo con la San Maurese o quantomeno ritagliarsi uno spazio in un'altra parte. Quindi siamo venuti qui tranquilli e spensierati, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo messo in difficoltà, secondo me, per lunghi tratti della partita, una grossa squadra. Poi gli episodi hanno fatto sì che vincesse il Pineto, però noi ne usciamo sicuramente a testa alta. Mister, questa per te era la prima esperienza su una panchina in Serie D, se dovessi fare un bilancio di questa stagione? Ma per quanto riguarda la San Maurese, il bilancio è sicuramente positivo, perché abbiamo raggiunto per il quarto anno consecutivo la salvezza in Serie D. Per quanto riguarda Mastro Nicola? Per quanto riguarda Mastro Nicola, io sono contento di aver raggiunto la salvezza. Avrei voluto qualcosa di più. Non ovviamente entrare nella griglia playoff, perché per noi San Maurese era complicato. Il gap dalle prime è grande. Anche se nella partita singola forse a volte non si è visto, ma nell'arco dell'annata si vede il gap che abbiamo con le altre. Però ecco. E allora, successo 2-1 per il Pineto contro la San Maurese. Manfredo, rivedendo la partita, che match è stato questo pomeriggio? Tutto sommato l'allenatore della San Maurese è stato anche onesto, ha detto: beh, noi siamo venuti tranquilli senza grandissime perdite, il nostro l'avevamo già fatto, invece il Pineto aveva ancora qualcosa da chiedere a questo campionato. Sicuramente per noi era molto più importante la partita che per loro, dato che loro ormai avevano, tra virgolette, terminato il campionato, perché non potevano più entrare nei playoff né andare nei playout. Per noi i tre punti erano importanti, perché eravamo matematicamente nei playoff. Sicuramente la San Maurese non ci ha regalato nulla, perché ha combattuto fino al 90esimo per cercare il pareggio. Siamo stati bravi noi a trovare il gol due volte e a portare a casa la partita. Assolutamente. Qui c'è un angolo moviola abbastanza corposo che iniziamo ad analizzare, perché gli episodi sono quattro. Partiamo dal calcio di rigore, che porta al vantaggio del Pineto. Faccio commentare te, Francesco, perché Manfredo giustamente parte in causa. C'è questo contatto tra il difensore della San Maurese, Rosini, e Tomassini. Calcio di rigore. Mi sembra che non ci sono dubbi, visto la maglia e l'impossibilità da parte di Tomassini per prendere la palla. Se vogliamo, anche ingenuo? Sì, assolutamente sì, anche perché era di spalle, doveva fare un bel gesto atletico per indirizzarla. Però si vede che lo trattiene dall'inizio alla fine. Nessun dubbio. Peraltro cross proprio di Manfredo, che è qui in studio con noi. Ok, questo diciamo era quasi il più semplice da analizzare. Vediamo, oddio, ce ne sono anche altri che sono abbastanza semplici, pur se l'arbitro, diciamo, ha dato un'interpretazione un po' così. Secondo episodio, io adesso vado un po' a memoria. Entrata di Diop su Manfredo Pietrantonio. Chiaramente non gli chiedo una valutazione sull'entrata, la chiedo a te, Francesco. Poi magari anche ad Andrea un giudizio. Però a me sembra un'entrata scomposta, piedi uniti, sulla gamba, in ritardo. Credo che l'arbitro abbia valutato una scivolata, penso e spero, anzi no, neanche. Quindi questa era da espulsione diretta e finiva lì. Cioè, sì. Perché non ha neanche toccato terra prima di entrare in quel modo. Quindi non ha proprio senso ammonire questo fallo. Manfredo, qual è stato in un attimo, in una frazione di secondo, cosa passa per la testa? Oddio, fammi togliere subito la gamba, altrimenti... Io la prima cosa che ho cercato di fare è cercare di alzare i piedi da per terra per staccarli dal suolo e limitare i danni, diciamo. Per non tenere il piede puntato, che esatto, se poi ti becca, esatto, ti spezza, per evitare... la biglia. Qui arriva solo il giallo, giusto? Arriva solo il giallo, purtroppo, va bene. Sì. Va bene. Perciò dicevo, spero che l'arbitro abbia valutato una scivolata sul terreno. L'arbitro era, non ha senso, Edoardo Papale di Torino. E vediamo un altro episodio
che allora, non è decisivo, però ve lo facciamo vedere, perché c'è Maioli che trattiene ripetutamente, poi dà una spinta a Ciarcelluti. L'azione prosegue, c'è il fallo di Marianeschi che si arrabbia e prende anche il giallo, che tra un po' vedrete, eccolo qua. Ora, rivediamo l'azione dall'inizio, anche il capitano Alfonso Pepe va a protestare, va a chiedere spiegazioni all'arbitro, peraltro poi Pepe sarà protagonista dell'ultimo episodio da Moviola, il rosso, che rimedierà a tempo praticamente scaduto. Però chiedo una valutazione a te, Francesco. In questo caso c'era... L'arbitro ha la visuale perfetta. Subito fallo. Sì, poi ce n'è un altro... Ecco, questo già è fallo e si chiudeva l'azione con un fallo a favore del Pineto. Eh sì, ma è anche... Guardate dove è l'arbitro, che vede perfettamente l'azione. Qui non solo non arriva nessun provvedimento disciplinare, non arriva neanche il fallo. Cioè l'azione prosegue e poi arriva il giallo per Marianeschi, per un intervento. Forse, secondo per me... Per quanto riguarda il giallo... di Marianeschi ci poteva anche stare, perché è stato più che altro per proteste. Per proteste. Però le proteste vengono da questo intervento. Però l'arbitro non ha avuto, almeno da quello che ho visto dalle immagini successive, un atteggiamento molto sereno anche nei confronti di Pepe, quando va a chiedere spiegazioni in maniera molto serena. Sì. Vediamo in questo caso qua dove... Manfredo, vedo anche te protestare. Che cosa avete detto all'arbitro? Abbiamo detto che c'era un fallo palese pochi secondi prima su Ciarcelluti, un ripetuto fallo visto che il fallo inizia. E l'arbitro che cosa va detto? L'arbitro ha detto che non c'era nulla e che Marianeschi per protesta meritava un'ammonizione. Perfetto, per fortuna abbiamo Manfredo qua che ci dice esattamente quello che ha detto l'arbitro. Va bene, questo episodio, andiamo all'ultimo episodio, poi sentiremo anche il presidente del Pineto, Silvio Brocco, che parla di playoff ma anche di possibilità di domande di ripescaggio. Ultimo episodio, il rosso a Pepe. Allora, c'è questa azione in ripartenza con Diop che duella con Pepe, va via, c'è il fallo, attenzione perché il rosso... lo estrae solo in un secondo momento l'arbitro e noi abbiamo fatto la clip rallentata. Guardate, qui c'è il fallo, poi occhio perché c'è un tocco ma veramente minimo, che poi Diop sembra che sia stato ammazzato, però è lì che arriva la decisione dell'arbitro, che ha già fischiato fallo, di estrarre il cartellino rosso. È stato ingenuo. Pepe è stato ingenuo nel fare quel gesto che non aveva senso e ci può stare il rosso. Perché ha prestato il fianco, Manfredo? Guarda, a mio avviso l'intenzione di Alfonso era quella di toccare la palla tra le gambe del giocatore della San Maurese ed allontanarla per guadagnare qualche secondo. Involontariamente, secondo me, ha toccato con i tacchetti l'avversario, che poi ha confessato che quello scatto l'ha fatto per un successivo crampo che ha ricevuto, che ha avuto alla gamba. Andrea, te che pensi? La situazione mi sembra che si possa leggere in questo modo, che benché non sia un fallo particolarmente né plateale né violento, la discriminante è che accade tutto sotto gli occhi dell'arbitro a fallo appena commesso. Ed è stato ingenuo e mi dispiace che lo sia stato, perché è stato anche il grande protagonista di questa giornata. Ora rischia di saltare, oltre che la prossima, anche la semifinale playoff per questo calcetto che non è niente di particolarmente grave, ma viene punito il gesto, per l'appunto, che non è violento, ma c'è, e soprattutto c'è sotto gli occhi dell'arbitro che ha appena fischiato la punizione. Sì. La grande ingenuità è tutta lì. Se fosse accaduta a palla lontana, probabilmente nessuno avrebbe notato nulla o comunque si sarebbe andato avanti. Invece sotto gli occhi dell'arbitro, che per quel fallo aveva appena fermato il gioco, è stata una grossa ingenuità che, ripetiamo, lo abbiamo detto già nel corso del pomeriggio, speriamo non comporti, ma c'è questo rischio, la sua squalifica anche per la semifinale. Assolutamente. Intanto, Andrea, il messaggio precedente ti saluta il papà di Deramo. Lo saluto con grande affetto.
grande effetto, sperando possa trovare spazio tra i pro Michael nelle prossime stagioni. A questo punto assolutamente ci ascoltiamo l'intervista, tanto dopo apriremo Notaresco Giulianova, che è pronto il servizio per tutti i tifosi del Notaresco e del Giulianova, e oggi sono tanti, hanno riempito il Savini sia dall'una che dall'altra parte. Ascoltiamo l'intervista al presidente del Pineto Silvio Brocco e poi facciamo alcune valutazioni con Manfredi. Presidente Silvio Brocco, con la vittoria di oggi il Pineto blinda i playoff e raggiunge e supera in realtà quella quota 60 che era stata fissata a inizio campionato, e il record di tutti i tempi praticamente. Beh sì, un altro bellissimo campionato, nulla da dire, abbiamo centrato l'obiettivo iniziale che era quello dei playoff, adesso dobbiamo continuare e cercare di fare bene. Domenica ci sarà un'altra partita ad Avezzano, un derby. Stando le cose ad oggi, i playoff sarebbero contro l'Are Canatese. Presidente Brocco, se dovesse scegliere... No, lì a quel punto ogni squadra l'una vale l'altra. Recanati o altre squadre, va bene, qualsiasi squadra. Ora, al di là di quello che sarà, in ogni caso diverse formazioni in Serie C sono un po' in difficoltà e ci potrebbe essere anche la possibilità di un ripescaggio. Nel caso, il Pineto sarebbe interessato a fare domanda? Per fare la Lega Pro ci vogliono degli obiettivi, dei programmi ben precisi. Ne dobbiamo parlare, dobbiamo vedere, sarebbe una bella esperienza per Pineto, per la nostra società, però oggi è prematuro parlare di questo, vediamo, concludiamo i playoff. Ma secondo il presidente Brocco, insomma, il Pineto avrebbe le possibilità per affrontare? In sinergia col Pescara, come società molto vicina a loro. Si potrebbe anche discutere di questo, però ci vogliono dei programmi ben precisi. E allora, è stato abbastanza chiaro Francesco, il presidente Silvio Brocco, sarebbe una bella esperienza per Pineto, magari anche in sinergia con il Pescara, però prima vediamo come vanno i playoff, certo. Perché magari, non si sa mai. Poi la classifica per i ripescaggi è un po' complicata, ci sono tanti fattori che entrano nella... Bisogna vedere anche quante squadre fanno quante squadre daranno e quale squadre. Però secondo te c'è la concreta, poi in fondo la speranziella di fare una... Credo che il presidente deve essere il primo ad essere convinto, e di conseguenza sono 2 anni che lavora in maniera splendida per raggiungere quell'obiettivo. Penso che se vanno bene i playoff e c'è la possibilità di fare ripescaggio, con l'aiuto, come dice il presidente del Pescara, magari ha la possibilità di poterlo fare. Non manca niente per poter fare una prova a Pineto. Potete gentilmente spiegarmi che senso ha disputare i playoff quando non è garantita la promozione in Serie C in caso di vittoria? Caro amico da casa, io potrei fare la stessa identica domanda che fai tu, perché mi trovo perfettamente d'accordo. La realtà è che la disputa dei playoff, la vittoria dà accesso ad una graduatoria di ripescaggio che poi in questi ultimi anni, soprattutto con le defiance dalla Lega Pro, sia stata una possibilità molto concreta per le squadre che poi facevano e vincevano i playoff di Serie D. È una fortuna, insomma, per le squadre che andavano bene in Serie D. Per te, Manfredo, sarebbe un ritorno in Lega Pro, in Serie C, perché tu l'hai vissuta recentissimamente, l'anno scorso, non è stata un'esperienza fortunatissima a Teramo, però insomma sarebbe un ritorno nella categoria dei professionisti. Sì, sarebbe bellissimo tornare dai professionisti, soprattutto con la squadra, con la stessa squadra di quest'anno, con un gruppo di ragazzi splendidi, che abbiamo costruito un gruppo forte, coeso, e che riesce a raggiungere degli obiettivi. Senti, quest'anno a Pineto hai ritrovato alcuni della tua esperienza passata, Amadio, Fratangelo, te, insomma è stato anche più semplice sotto questo punto di vista. Sì, a parte ho ritrovato anche altri ragazzi come Pepe, con il quale ho giocato all'Aquila. Orlando, che ha comunque fatto il set regionale con me, Dennis Di Rocco, molti ragazzi che già conoscevo, e quindi è stato molto facile
creare un gruppo stretto e compatto. Vogliamo una presentatrice al posto del presentatore. Io non posso che anche in questo caso essere d'accordo, ci mancherebbe altro. Il presentatore non è che ci può stare una compagnia assieme. Ah, tu dici ci deve essere una compagnia. Ma il presentatore togliamolo direttamente, chi se ne. Va bene, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché al rientro apriremo la pagina amplissima dei due derby, partendo da quello di Notaresco e poi quello di Vasto tra Vastese e Avezzano. Restate con noi. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. A Trieste sono sempre, quando mancano 6 minuti più recupero al termine della partita, sono sempre 3-1. Barfadini presente, li salutiamo e allora ci vediamo insieme. La partita tra Notaresco e Giulianova finita 1-2, servizio. Una partita con tutti gli ingredienti per essere definita una gran bella partita, Notaresco-Real Giulianova, grande cornice di pubblico in tribuna, 3 gol, episodi contestati e qualità complessiva di gioco elevata, primo tempo meglio il Giulianova, secondo tempo il Notaresco. Alla fine la spuntata alla squadra di Bolzan che si prende 3 punti fondamentali per la stagione con la salvezza diretta ormai ad un passo. Al Vincenzo Savini arbitra Matteo Centi di Viterbo. La cronaca, la prima occasione arriva solo dopo 2 minuti. Gori trova l'imbucata per Barlafante, in campo oggi dal primo minuto. L'uscita di Dostiglio evita il vantaggio giallorosso. Al 16° Barlafante se ne va a destra, entra in area, palla verso la porta, respinge Dostiglio per 2 volte, poi pallone al limite, Gori prova col sinistro e palla alta sulla traversa. Al 18° il cross di Balducci, ancora da destra, Torelli non arriva in tempo sul secondo palo. Al 20° si vede la squadra di Cudini, Candelori mette palla morbida per Moretti, destro, Pagliarini devia in angolo. Al 25° errore di Lennart, Cancelli apre per Moretti, conclusione, ancora attento il portiere giugliese. Al 28° la migliore occasione per i locali, Minnella solo davanti a Pagliarini che esce sui suoi piedi e compie un autentico miracolo. Sul ribaltamento di fronte Antonelli va col sinistro, respinge Dostiglio. Al 34° il Giulianova trova il gol del vantaggio, Del Grosso crossa da destra, la palla rimane in area, Torelli il più svelto a metterla dentro, vantaggio per il Giulianova. Il secondo tempo si apre al secondo minuto con il tiro a giro di Moretti, deviazione, palla in corner. Al quarto risponde Di Paolo, colpo di testa, alto. Cresce il Notaresco che trova il pareggio al 21°, palla in verticale per Candelori, tocco di esterno e pallone in rete, 1-1. Il Giulianova accusa un po' il colpo, arretra il baricentro e Notaresco prova il sorpasso più di una volta. Al 28° contropiede Bontà, prova la conclusione, ancora Pagliarini, poi palla fuori dall'area, Moretti va dalla distanza, la palla balla sulla traversa e finisce sul fondo. Al 35° Laringe appena entrato, destro a giro dal vertice dell'area, fuori di poco. 37° cross ancora di Laringe, Cancelli di testa, alto di pochissimo. Al 39° però il Real Giulianova trova il secondo gol di Paolo, il più lesto in un'azione confusa, partita dal cross di Del Grosso dalla destra, la sua deviazione in porta per il nuovo vantaggio giallorosso tra le proteste dei giocatori del Notaresco che vedono un fallo di mano. Prova a reagire la squadra di Cudini al 44°, ancora un episodio contestato, Cancelli la mette dentro, l'arbitro però annulla per un fuorigioco. Dopo 5 minuti di recupero Centi fischia alla fine e giallorossi e rossoblù vanno sotto i rispettivi tifosi. Applausi e adrenalina, Real Giulianova ad un passo dalla salvezza, Notaresco fuori dai playoff ma con una grandissima stagione alle spalle che lascia basi solidissime per il futuro. Sapevamo che giocavamo contro una squadra allenata da uno degli allenatori più preparati che ci sono in giro, quindi la temevo tantissimo, l'avevamo preparata molto bene
È normale che il secondo tempo è subentrata e penso che si sia visto un po' di paura nei ragazzi, quindi non è che ci siamo abbassati e che quando recuperavamo palla non riuscivamo a fare un tempo di gioco, non riuscivamo a palleggiare, quindi perdevamo palla subito, quindi era impossibile alzare il baricentro. Dopo abbiamo provato a cambiare qualcosa, abbiamo ricambiato ancora e abbiamo avuto la fortuna di aver trovato questo gol. Il momento di maggior difficoltà probabilmente è arrivato questo gol, molto contestato, lei dalla sua panchina cosa ha visto? No, qualcuno mi diceva che anche il loro gol forse era fuori gioco, ma io non parlo mai degli arbitri perché dalla panchina si vede poco, insomma sono giocate veloci, magari uno sta guardando altre cose, quindi aspettiamo il video e valuteremo se è stata una scorrettezza o no. A questo punto a un passo dall'obiettivo della salvezza? Ma dicevo prima, io dirò salvezza quando i punti diranno che è salvezza, fino a lì dobbiamo lavorare perché arriva la prima della classe, la squadra più forte, quindi dobbiamo farci trovare molto molto preparati. Sì, vabbè, la posta in palio era pesante, soprattutto per il Giulianova, è una partita dove magari poteva uscire qualsiasi risultato. A loro servivano punti, noi avevamo ancora la speranza di fare i playoff, poi secondo me è stata risolta da episodi. Dai. Con questa sconfitta il Nodesco dice addio ai playoff, ma resta comunque il fatto di aver disputato una straordinaria stagione, mettendo in mostra anche diversi giovani. Sì, non rimane sempre quello di buono che abbiamo fatto, c'è il rammarico perché potevamo coronarlo con un altro obiettivo importante, però questo penso che non l'abbiamo perso oggi con Giulianova, l'abbiamo perso con le tre partite di Forlì, Vasto e Montegiorgio. Tornando alla partita, insomma, sono stati gli episodi che hanno condizionato il risultato, come l'ha visto? Sì, secondo me sì, anche perché è stata una buona partita, noi venivamo un po' di assenze perché Salvatori non c'era, che si è operato, perciò alla fine, però è stata una partita giocata maschia, tosta, come sapevamo, perché Giulianova si giocava tanto. Ripeto, siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo avuto l'occasione magari per andare sopra e poi c'è stato l'episodio, non so se era fallo o non fallo, però questi fanno parte del calcio, poi allo scadere l'avevamo anche racciuffata, però l'arbitro l'ha visto fuori gioco, dobbiamo accettare il verdetto del campo. Forse fuori gioco. E questi erano il servizio, le voci dal Vincenzo Savini. Oggi i giugliesi impressionanti, complimenti, condividiamo, oggi erano 300, forse qualcuno anche in più, nel settore ospiti del Savini. Avete sentito, ci sono degli episodi, poi li rivedremo. Che impressione hai avuto dalla partita, Francesco, dall'una e dall'altra squadra? Quello che ci ha stupito all'inizio, Giulianova 4-3-3, poi secondo tempo sofferenza indicibile, gol del pareggio, Bolzan cambia di nuovo, rimette 3-5-2, le cose migliorano sensibilmente. Sì, la disanima l'ha fatto sincero il direttore Stefano De Angelis del complesso nel campionato straordinario che ha fatto il Notaresco, al di là della mancata entrata nei playoff, però non penso che sia oggi la partita che li ha fatti uscire fuori. Per quanto riguarda la partita in sé, il primo tempo è stato non dominato, ma giocato molto meglio da parte del Giulianova, dove è passato in vantaggio. Il secondo tempo è uscito fuori un po' il Notaresco e il risultato del pareggio si portava alla fine. Poi dopo c'è stato il gol di Paolo, nonostante il Notaresco abbia riacciuffato di nuovo nel finale il pareggio, annullato dall'arbitro, si dice che era regolare, però poi lo vedremo perché insomma è un episodio dubbio. Il gol del 2-1 di Di Paolo, adesso poi non te lo faccio commentare, sei parte in causa, però ha sollevato tantissime proteste in casa Notaresco, forse per un tocco di mano dell'attaccante giallorosso. Andrea, se dovessi fare la pagella di queste due formazioni proprio con un voto, diciamo alla fine dell'anno, fine, si direbbe non del quadrimestre perché l'anno è finito, alla fine della pagella finale, dai, a 90 minuti di altezza. Allora, direi Notaresco 7,5, che valeva anche un voto in più fino al girone d'andata,
ma potremmo dire fino anche tanto a un mese e mezzo fa. Accorciato le distanze del Teramo 3-2, gol di Proietti. Sì, sì. 7 e mezzo, perché ora questo finale non può cancellare il fatto che la squadra ha espresso un gran calcio, che è stata in testa per alcune giornate in zona playoff per quasi tutto il campionato. Se consideriamo che questa squadra era ritenuta quella più debole tra le abruzzesi, almeno dal sottoscritto, ma penso anche da tanti altri, che doveva salvarsi, e invece è stata per gran parte del campionato la migliore delle abruzzesi, ha espresso un ottimo calcio, ha valorizzato diversi giovani, quindi il giudizio non può che essere positivo. C'è un voto che per me è 7 e mezzo, ma poteva essere ed è stato un voto e mezzo, un voto o un voto e mezzo in più fino a un mese e mezzo fa. Per quanto riguarda il Giulianova, gli do, in attesa della ratifica della salvezza, gli do un 6 e mezzo, che nel girone d'andata anche in questo caso era un voto più alto. Certo c'è la Coppa Italia, che però è stata anche un po' traditrice, perché è vero che c'è bisogno di fare la finale, ma questa squadra, che era stata indebolita dal mercato di riparazione, probabilmente non aveva la rosa necessaria per supportare il doppio sforzo, e per poco non ne ha pagato le conseguenze. Oggi, se questa partita fosse finita 2-2, la partita del Fadini di domenica prossima aveva ben altri connotati. Quindi è una sufficienza piena, meritata, 6 e mezzo, che prima del mercato era anche un 7 e mezzo per quanto mi riguarda. Ok, avete già fatto vedere la Vastese? No, caro amico da casa, attendici. Vediamo se con, visto che abbiamo fatto la pagella, di solito la ritirano i genitori. Vediamo se il presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, che saluta in collegamento e che ringrazio, a cui facciamo i complimenti per la vittoria di oggi, è d'accordo con il 6 e mezzo. Buonasera presidente, con il 6 e mezzo di Andrea Costantini per il campionato del Giulianova. Buonasera Jacopo. Andrea è un amico, è ciao, un presidente, grande, buonasera. Ciao Andrea, un grande venditore di calcio, però non mi trovo d'accordo su alcune cose. Se le posso spiegare? Certo, due minuti. Cioè il famoso discorso di dicembre, secondo me non è una cosa sensata, perché quando abbiamo fatto il mercato di riparazione abbiamo mandato via dei giocatori che avevano trovato poco spazio, li abbiamo sostituiti con altri ragazzi per un numero che era quello utile per fare una salvezza tranquilla e per arrivare in Coppa Italia il più lontano possibile. Il problema è che nel girone di ritorno abbiamo avuto tantissimi infortuni, questa variabile Andrea non l'ha detta. Oltre agli infortuni che abbiamo avuto, e il più eclatante è quello di Romano Tozzi Bossoli, che nel girone di ritorno non so quante partite abbia giocato, ma sicuramente poche, abbiamo avuto insomma altri ragazzi con insomma dei fastidi, e quindi penso a Fazzini che è stato fuori più di un mese e mezzo. E quindi 7 questa... presidente? No, io ma adesso i numeri no, i numeri... vabbè, si gioca poi, Certo, però io dico che una società che al primo anno di Serie D arriva alla semifinale di Coppa Italia, e sappiamo tutti come siamo usciti e in che modo siamo usciti, e insomma si salva, speriamo che oramai la salvezza ce l'abbiamo quasi insomma tasca, toccando il ferro possibile, quello che abbiamo nelle vicinanze, però dico che penso sia una stagione più che positiva, anche perché finisce un progetto che è iniziato 3 anni fa, e questo era il primo anno della Serie D, quindi era l'ultimo anno che avevamo programmato insomma dall'inizio questa scalata del Giulianova. Quindi penso che è vero che ci siamo salvati, ci salveremo, speriamo, nelle ultime giornate, però è anche vero che la partita con la Vastese grida ancora vendetta, abbiamo subito dei torti arbitrali in quella partita eclatante. Penso solo che se avessimo pareggiato oggi Giulianova era salvo matematicamente. Quindi, presidente, io le faccio vedere, ma tanto lei l'avrà già visto, un ritaglio di giornale di qualche ora fa che la riguarda, del Messaggero. Bartolini, salvo il Giulianova e poi lascio.
Del resto, sì, sono le parole del direttore Teodoro, del resto, a parte le critiche dei tifosi, ha continuato Teodoro, il presidente si è sentito un po' abbandonato in questa sua importante avventura giugliese. L'amministrazione comunale non gli è mai stata vicina, addirittura riusciamo a giocare al Fadini con una deroga che non durerà in eterno. Ed è quindi auspicabile che l'amministrazione, che verrà fuori poi dalle prossime elezioni, affronti con decisione questa situazione. Ancora si aspettava collaborazione da parte della classe imprenditrice giugliese, mentre non ha nulla da rimproverare ai rappresentanti giugliesi per sempre che lo hanno affiancato. Presidente, il titolo riassume poi quello che è in effetti il suo pensiero? Sì, sicuramente. Quindi ci sta dicendo che sostanzialmente la sua avventura sta per finire? Beh, Jacopo, il Giulianova ha un proprietario che l'ha comprata 2 anni fa nel campionato di promozione, l'ha portata andare in Serie D, quindi ci deve stare qualcuno che se la prende, quindi qualcuno che subentri, e non è che posso insomma lasciarla così, ci deve stare qualcun altro che viene, visto che insomma nell'ultimo periodo ci sono tante persone che non ci stanno a soffrire o a perdere le partite. Bisogna far capire a Giulianova, ai tifosi, che fare queste categorie è molto impegnativo, ma soprattutto che se le vogliono fare ad un livello importante ci vuole il contributo della città, come è normale in tutte le società che militano nei campionati. Quindi noi da Giulianova non abbiamo quasi niente in questo momento, e quindi o si risvegliano gli animi oppure loro sperano ancora in mecenati che vengono, si dissanguano e li fanno divertire, ma il calcio adesso ha cambiato prospettiva, no? Quindi ci vuole che anche loro facciano la loro parte. Quindi il discorso che il direttore generale ha fatto su diverse mie esternazioni verteva su questo: è ora che la città contribuisca a fare questi campionati, con i contributi, con le sponsorizzazioni, con un'affluenza allo stadio maggiore, perché è vero che Giulianova ha un'affluenza superiore rispetto a tante altre realtà, però è anche vero che qui ancora si parlano dei campionati di Serie C, ancora si parla di 5.000 persone che vanno allo stadio, ma allo stadio ce ne vanno molte, molte di meno. Saliamo sempre di categoria, ma le persone non è che aumentano esponenzialmente l'affluenza allo stadio, quindi è ora che Giulianova mi faccia capire, ci faccia capire se dobbiamo continuare un percorso oppure se siamo arrivati alla fine, perché poi che succede? Quando tu abitui una città a vincere campionati e coppe come abbiamo fatto noi nei 2 anni scorsi, poi arriva il campionato in cui è normale che trovi insomma delle realtà anche superiori alla tua, e o accettano le sconfitte oppure poi dopo è difficile andare avanti. Presidente, io le chiedo se ha avuto già degli abboccamenti con qualcuno, cioè se ha riscontrato un interesse da parte di qualcuno, di un gruppo di persone, oppure no, e se no le chiedo se si è dato una scadenza. Lì si parlava anche della prossima amministrazione, le chiedo se dopo le elezioni amministrative di Giulianova quello più o meno è il tempo che si è dato. Sì, ma sicuramente, ecco, non è che è un discorso che va al di là della partita con il Cesena. Adesso la cosa importante è salvarci e salvare la squadra, quindi aver realizzato anche quest'anno gli obiettivi che ci eravamo preposti. Purtroppo non siamo riusciti ad andare in finale di Coppa Italia, però penso che la città interessava di più la salvezza. Poi vediamo, certo qualcuno mi ha chiamato, avrò degli incontri, vediamo di quello che si tratta, di chi si tratta, poi nel calcio di chiacchiere se ne fanno tante, di fatti concreti di meno, vediamo quello che evolverà. Non c'è nessuno di Giulianova comunque che ha chiamato, quindi non c'è nessuno del territorio che fino a questo momento ha intenzione di rilevare la società. Ma è abruzzese, però, pur non essendo di Giulianova? No, nemmeno abruzzese. Ok, quindi sarebbero nel caso interessamenti che vengono da fuori regione, un po' come è stato per lei poi, peraltro. Sì, ci devo ancora parlare, quindi prima adesso abbiamo la partita più importante dell'anno, poi dopo
parlerò di queste cose. Certo che non è che se dovessi lasciarla ad altre cordate, ad altre persone, voglio accettare che nella integrità morale di chi è che voglia prendere la società, perché sarebbe un peccato averla riportata a queste categorie e poi lasciarla in mano a chi è che la potrebbe distruggere in poco tempo. Eh sì, anche perché significherebbe vanificare il suo lavoro, il lavoro che avete fatto in questi anni. No, certo, però io confido in un risveglio vero da parte della città nei confronti della società, della squadra, della loro città, poi in fondo. Quindi confido in un attaccamento maggiore da parte di tutte le componenti della città nei confronti della squadra, perché questo è il fattore principale, no? Se non c'è questo non ha senso che esista la squadra. Ecco, oggi è stato bello vedere a Notaresco 250 tifosi che hanno incitato la squadra dal primo all'ultimo momento, ma loro ci sono stati sempre, la componente dei tifosi più accaniti c'è sempre stata, è l'unica... L'unica cosa che il legame vero che c'è stato tra me e la città, ma per mandare avanti una società a questi livelli e volerla fare arrivare nelle categorie professionistiche ci passa molto di più. Ecco, debbono scendere in campo delle componenti molto più importanti e la prima è sicuramente quella dell'amministrazione comunale. In questo momento non c'è, quindi bisognerà sicuramente attendere anche le elezioni, vedere chi le vince e vedere che intenzioni hanno nel supportare la squadra della loro città, perché poi per Giulianova la squadra di calcio è un valore importante, è riconosciuta in tutta Italia e quindi penso che debba avere una importanza fondamentale. Assolutamente. Presidente, io la ringrazio per questo intervento, ovviamente di nuovo complimenti per la vittoria di oggi e speriamo insomma settimana prossima, che sarà una domenica di festa con il Cesena, e che questo benedetto punticino faccia felici entrambi. Sì, no, io volevo l'ultima cosa che volevo dire, Jacopo, è un insomma ringraziamento ai miei ragazzi, perché oggi hanno dimostrato sul campo quello che io avevo detto tante volte, no? Che se non li avessi sempre insomma spinti ad arrivare in fondo nella Coppa Italia, questa squadra si sarebbe salvata molto prima, come giustamente prima ha detto Andrea. Però penso che il Giulianova sia una squadra forte, sia una squadra che al completo non abbia paura di nessuno, nemmeno del Cesena. Purtroppo quando hai tanti infortuni, quelli non sono previsti e quindi ti possono insomma un pochino insomma cambiare gli obiettivi del campionato. Grazie. Però Presidente, hanno lottato come sempre. Grazie mille, buona serata. Sarà una bella serata immagino. Grazie al Presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, che insomma ci ha fatto capire che continua, insomma che qualcuno lo ha contattato, lo ha avvicinato e ci potrebbe essere, insomma, Andrea non ha smentito il di fatto quello che era uscito sugli organi di stampa. Ma Pietro Antonio si è fidanzato? Sì, sì. Vabbè. Non si è capito, però non lascia. Ci mancherebbe, non siamo qui a fare agenzia matrimoniale. No, parlavo del presidente. Ah, no, non lascia Pierantonio, pensavo. Mi ha fatto fare anche una figuraccia. Parlavo del presidente, e dalle sue dichiarazioni, cioè, se c'è una cordata che compra è un conto. Se no, penso che rimanga. Anche perché insomma ci ha tenuto a dire poi questa cosa, cioè lasciare così nel vuoto significherebbe vanificare anni di lavoro e non avrebbe alcun senso a questo punto. Va bene, è finita la partita a Trieste 3-2, ma torniamo un attimo agli episodi da Moviola. Sono due. Andrea, adesso voglio il tuo occhio clinico. Il gol del 2-1 di Di Paolo. Perché c'è il cross di Del Grosso. Noi abbiamo fermato l'immagine. I giocatori protestano. Tu che dici? Allora, Francesco Daniello, che però cura gli interessi di Di Paolo, dice testa piena. Ci sta che possa essere anche che ci sia un tocco rimbalzato un attimino sulla mano.
però Andrea sorride. Infatti, come guarda, l'avrei detto io, l'ha fatto il presidente Bartolini. Abbiamo visto partite nelle quali Giulianova ha avuto dei torti arbitrali. Ricordiamo quei rigori rivendicati contro la Vastese, non tutti c'erano, qualcuno si poteva dare. Ricordiamo la gara di Sant'Arcangelo, quindi sicuramente ci sono state le giornate dove Giulianova ha avuto degli svantaggi da un punto di vista delle direzioni arbitrali. Questo è un gol che, insomma, da quello che vediamo è fatto con il braccio, si va a compensare situazioni passate. È andata così, buon per il Giulianova, certo Notaresco è beffato da queste decisioni, però insomma questo è. Ok, la mano di Dio, io la volevo dire, la volevo dire. La mano di Paolo. La mano di Paolo, perché insomma i giocatori, io devo essere sincero, ma lo dico veramente, a velocità normale io non mi ero accorto di nulla, anzi non capivo perché i giocatori del Notaresco protestassero in maniera così veemente. Poi effettivamente quando sono arrivate le immagini ho visto... E il tocco, cioè. Poi, la protesta ci può stare, però se vedi il portiere non protesta, che è l'unico che vede di fronte l'azione. Vabbè, però vediamo invece il gol del 2-2 mancato, perché poi è stato annullato il gol per posizione di fuorigioco di Cancelli. Colpo di testa di Candellori. Com'è questa? Voi considerate sempre in posizione regolare, considerate, ecco, sempre che dietro Candellori c'è Fuschi. Sì, Fuschi sembra appena dentro l'area di rigore, mentre Cancelli ha il piede sulla linea, quindi sembra un pochettino indietro. C'è anche la possibilità che addirittura che lui sia in linea col pallone o appena dietro la linea del pallone, però probabilmente è comunque dietro rispetto all'ultimo difendente del Giulianova. Manfredo, che dici? Questo come ti sembra? È difficile da giudicare perché non si vede precisamente il difensore del Giulianova dove è fermo, però con il fermo immagine mi sembra regolare. Ok, va bene, comunque questo è quanto. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi rientriamo e abbiamo l'altro derby, quello tra Vastese e Avezzano, vinto dalla Vastese. Tra poco torniamo insieme con l'Abruzzo del pallone, 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Milan. Noi però ci vediamo l'altro derby di giornata, quello dell'Aragona di Vastolo. Vince l'Avezzano 2-1 contro la Vastese. Paolo Renzetti. Ritorno migliore per Gianluca Colavitto a Vasto proprio non poteva esserci. Al cospetto della squadra che aveva guidato per 3 stagioni, il tecnico di origine campana, oggi sulla panchina dell'Avezzano, ha ottenuto una vittoria pesantissima che permette ai biancoverdi di poter ancora sperare nella salvezza diretta in vista dell'ultimo turno che vedrà al De Marsi di scena il Pineto. Padroni di casa senza Iarocci e Palestini ed in campo con il 5-4-1, marsicani che rispondono con il 4-3-3 e con un 11 molto aggressivo. All'appello fra gli ospiti mancano Kras, Padovani e Bisegna. Qualche tensione sugli spalti con cori e sfottò fra le due tifoserie. Imponente il servizio d'ordine all'esterno dello stadio. Prima della gara, premiato con una targa ricordo, Franco Nardecchia, dirigente della Vastese, per i suoi 50 anni di lavoro nel calcio. Applaudito dai tifosi vastesi, il tecnico avezzanese Colavitto al suo ingresso in campo. Un migliaio gli spettatori presenti, fra cui una 60ina di supporters marsicani. Prima emozione della gara al 13° con un colpo di testa al lato di poco di Stivaletta. La squadra ospite molto compatta concede poche locali e si rende minacciosa al 24° con un traversone che attraversa tutta l'area biancorossa prima della conclusione di Di Renzo che mette al lato. Dopo diversi minuti di equilibrio e di scarse emozioni al 41° gridano al gol i tifosi di casa, ma sul tiro di Leonetti Fanti respinge il pallone ribattendo poi con le mani anche il tap-in ravvicinato di Palumbo. Gol mangiato, gol subito con la rete ospite che arriva al 40.
47esimo quando Besana a due passi da Patania, dopo una respinta dell'estremo aragonese su tiro di De Rocci, se non sbaglia per il gol del vantaggio dell'Avezzano. Grande l'entusiasmo nella curva dei tifosi ospiti. Nella ripresa si ricomincia con lava stesa in avanti al terzo, Leonetti pressato e da posizione defilata mette al lato. Preme la squadra di Aldo Papagni ma gli ospiti controllano senza grandi sofferenze. Al 17esimo Leonetti trova anche il gol del pareggio che viene però annullato per posizione di fuorigioco dello stesso giocatore vastese. Con Sciba in campo al posto di Russo i padroni di casa passano al 3-4-3. La formazione adriatica attacca senza però mai rendersi veramente pericolosa e anzi al 25esimo sono i biancoverdi in contropiede a mancare il gol del 2-0. Sul capovolgimento di fronte poi invece arriva il pari della formazione di casa con Stivaletta che approfitta di un errore della difesa avezzanese superando Fanti per il gol dell'1-1. La rete galvanizza la squadra di Papagni che si butta in avanti alla ricerca del vantaggio mancando due ghiotte occasioni. Al 28esimo infatti Capellupo chiama Fanti ad una parata complicata mentre due minuti dopo Sciba a due passi dal portiere avezzanese a fallire il gol del vantaggio. L'Avezzano ora soffre con i padroni di casa pericolosi anche al 34esimo con un tiro dello scatenato Stivaletta parato dall'estremo marsicano. Il calcio è però strano perché nel momento migliore dei locali al 36esimo Daniel Di Nicola sugli sviluppi di un angolo dopo una respinta di Patania segna il gol del 2-1 portando in vantaggio la sua formazione. Gioiscono i tifosi marsicani al seguito della squadra biancoverde che poi con Bruni al 40esimo manca l'opportunità per chiudere la gara che invece resta aperta visto che al 45esimo Rossi a tu per tu con Patania fallisce ancora il 3-1. Nel recupero la Vastese tenta il tutto per tutto ma la diga marsicana regge con la squadra di Colavito che porta a casa 3 punti d'oro. Per la Vastese un brutto colpo in vista del match di domenica prossima ad Agnone. Papagni, una vittoria avrebbe chiuso con 90 minuti di anticipo il discorso salvezza, ora invece ci sarà da soffrire nell'ultima giornata. Ma lo sappiamo, anche giovedì a Castelfidardo se avessimo vinto avremmo chiuso il discorso salvezza. Ci siamo incancreniti in queste due partite dopo aver fatto un filotto di 3 vittorie consecutive e questo significa che non puoi rilassarti, non puoi abbassare il livello di guardia. Noi siamo una squadra che ha necessità di essere umile, di essere compatta. Lo abbiamo fatto anche oggi, devo dire la verità, nonostante 2 assenze importanti, soprattutto dal punto di vista degli under, 2,99. In questo momento è difficile permettersi di avere queste assenze. Lo abbiamo fatto anche bene recuperando dopo il gol al 44esimo del primo tempo, anche dal punto di vista psicologico siamo entrati nello spogliatoio e non è facile in un derby così importante per i punti che ci stavamo giocando rientrare in campo e meritare il pari e più volte aver sfiorato il secondo gol. Siamo stati puniti su quel calcio d'angolo in un momento in cui probabilmente avremmo meritato qualcosa in più dal punto di vista delle azioni create. Colavito, migliore ritorno per lei a Vasto, proprio non poteva esserci, arrivata questa vittoria che ovviamente non sa assolutamente di rivincita nei confronti di Vasto Città e dei suoi tifosi, però per l'Avezzano sono 3 punti pesantissimi. Sì, hai detto bene, devo comunque elogiare la squadra perché oggi eravamo veramente rimaneggiati, avevo assenze importanti, e ho messo in campo 3-2000, 3-99 e devo dire che i ragazzi sono stati encomiabili, hanno retto bene l'urto su un campo largo e lungo e volevano portare a casa i 3 punti, sono riusciti e sono contento soprattutto per loro perché in queste 10 partite che mi hanno visto sulla panchina dell'Avezzano veramente manca qualche punticino importante all'Avezzano, ma meritato sul campo. Ecco. Vasto non ha dimenticato Colavito, all'ingresso in campo applausi scroscianti da tutto lo stadio. Beh, io ringrazio la società, ringrazio Bolami, Scafetta che mi hanno dato l'opportunità di lavorare per 3 anni, quindi per me sono stati datori di lavoro importanti come l'attuale presidente dell'Avezzano, D'Alessandro. E allora complimenti all'Avezzano, la Vastese si complica un po' la vita, un po' tanto.
Francesco. Sì, anche perché vedendo le ultime due gli scontri, sia oggi con l'Avezzano e Castelfidardo. Intanto vedi, per qualcuno che dice che voleva la presentatrice, il Barfadini di Giulianova mi manda un abbraccio, mi vuole bene e io gli rimando un abbraccio a distanza, perché scelgono, premiano il presentatore. E anche io allora mi associo. Grazie, perdonami, ti ho interrotto. No, dicevo, le ultime due sconfitte con Avezzano e Castelfidardo hanno fatto sì che si complicasse un bel po' la classifica in vista dell'ultima giornata. Vediamo, anche perché mi collego alle parole che aveva detto Mauro all'inizio. Sembra tutto semplice quando poi dopo arrivi ai playoff, ma non è niente facile. Quindi i complimenti al Pineto per i playoff, e mi collego alle parole perché la Vastese era stata costruita in maniera tale da poter fare qualcosa di importante. Però si vede che nell'arco dell'anno, quando non gira, qualcosa va storto e non è semplice uscirne fuori. Andrea, vittoria corroborante per, certo, per l'Avezzano e a questo punto per la Vastese? Oggi c'era qualche assenza, però ce l'aveva anche l'Avezzano. A questo punto la Vastese deve andare ad Agnone a fare una grande partita. È ancora tutto nelle mani della Vastese, questo è importante, però come la Vastese ha sprecato queste ultime due opportunità, e ora deve andare ad Agnone a fare la partita e a vincere, perché il pareggio potrebbe anche bastare se da dietro non fanno risultato, se non fa risultato l'Avezzano, se non fa risultato il Forlì. Però se la Vastese vuole essere artefice del proprio destino, questa volta non può più scherzare, deve approcciare bene a una partita nella quale l'Agnonese deve comunque prestare a sua volta attenzione al fatto che può ancora retrocedere direttamente. Quindi l'Agnonese deve migliorare la sua posizione play-out, da lì non può scappare, però deve guardarsi alle spalle perché a 34 ci sono i Isernia e Sant'Arcangelo, quindi rischia la retrocessione diretta. Dunque l'Agnonese deve fare una partita e tirarla, e la Vastese deve fare una partita e tirarla, quindi dovrà fare una grande gara. L'Avezzano non ha tanta scelta. L'Avezzano con un punto guadagna il play-out in casa, con tre punti oltre a mantenere questa posizione play-out può sperare, attraverso una combinazione di risultati, di salvarsi direttamente. Per farlo però ha bisogno della sconfitta proprio della Vastese, ecco perché dicevo a discapito della Vastese la salvezza diretta, a discapito della Vastese se la Vastese perde, ma non deve vincere il Forlì che ha 40 punti. Quindi se ci sono questi tre risultati, vittoria dell'Avezzano, non vittoria del Forlì, sconfitta della Vastese, l'Avezzano si salva senza fare il play-out. C'è anche l'eventualità, purtroppo, che entrambe facciano il play-out, perché se il Forlì vince, l'Avezzano perde e non vince, pardon, la Vastese perde e non vince l'Avezzano, fanno entrambe il play-out. Quindi è tutta da giocare, però se non altro la Vastese ha ancora il piccolo vantaggio di avere tutto tra le proprie mani. Chiudo dicendo che la vittoria eventuale della Recanatese nel pomeriggio avrebbe facilitato il compito dell'Avezzano. Invece, avendo perso, o meglio, avendo pareggiato la Recanatese, il Pineto può ancora conquistare il terzo posto, quindi è motivato a fare una partita importante ad Avezzano, la squadra di Amaulo, mentre la Recanatese, gioco del calendario, scherzo del calendario, va a Forlì, che è la squadra diretta rivale sia della Vastese sia dell'Avezzano. Quindi ci sono degli incroci di calendario, per cui Avezzano Pineto sarà partita vera, Forlì Recanatese sarà partita vera, Agnonese Vastese sarà partita vera. Assolutamente. Prima di andare a vedere l'episodio da Moviola, visto che l'ha citato Paolo nel servizio, facciamo i complimenti a Franco Nardecchi, a 50 anni nel mondo del calcio. Lo saluto carissimamente, Franco, perché insomma è una persona davvero davvero squisita, e oggi insomma probabilmente non è contento della sconfitta della Vastese, ma merita una menzione particolare. Vediamo l'episodio da Moviola, 18esimo del secondo tempo, con l'annullata Leonetti. Vi dico già che è impossibile stabilire, perché con una telecamera la posizione sulla sponda aerea, la posizione di Leonetti, noi non la vediamo fino a che non l'inquadratura non si apre. Che vi devo dire, non vi faccio neanche intervenire, perché
sarebbe buttarla lì, non lo sì, so. Non si vede. Mm. Ci sta che sia avanti oppure che sia andato successivamente in rincorsa, quindi non si vede niente, è dura. Ok, vediamo adesso l'ultimo servizio di Serie D, poi faremo una piccola parentesi in Serie C. La vittoria del Francavilla ad Isernia, 1-0, servizio. Lotta ai playoff, quella per non retrocedere, si incontrano a Lancellotta, Isernia-Francavilla, vale più di 3 punti in palio, quasi un'ultima chiamata per i biancocelesti, orfani di Petitti e Barretta per squalifica, terna guidata dal signor Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Per la cronaca, 1 minuto e 35, Fazio scalda i motori su un calcio da fermo, esecuzione perfetta, altrettanto da applausi, il riflesso di Spacca, immediato botta e risposta, Gallo in orizzontale per Ribeiro dos Santos che calcia alto a tu per tu con Del Giudice, da lì in poi gara con pochi spunti per riannotare un'azione, deve trascorrere la mezz'ora, ospiti pericolosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Montagnoli la gira sul fondo, Isernia vicina al vantaggio, volata solitaria di Romano che salta secco anche il portiere, quando tutto sembra fatto per l'1-0, Palumbo salva il risultato. Prima dell'intervallo i locali chiedono un penalty per l'intervento scomposto con presunto fallo di mani di Mele, non segnalato dal direttore di gara. Squadre all'intervallo sul punteggio di 0-0, la regia di Antonio Masi per l'altra parte della sfida, al quarto d'ora timido tentativo ospite con Ribeiro dos Santos che dal limite non arreca grossi disturbi a Del Giudice, risposta pentra affidata alle noci che in area trova lo spazio per la conclusione, ma Spacca concede soltanto il calcio d'angolo al 27esimo. Si rinnova il duello tra Fazio e il portiere Spacca, la distanza è proibitiva, il playmaker inquadra comunque lo specchio della porta, ma anche in questo caso nulla da fare. Alla mezz'ora arriva la beffa per l'Isernia, proprio il nuovo entrato nel Francavilla Fabrizi raccoglie la respinta corta di Del Giudice e di testa sposta il parziale sullo 0-1, brutta tegola questa per i locali che rischiano la capitolazione concedendo una ripartenza a campo largo a dos Santos che a Del Giudice è battuto, manca il raddoppio per questione di centimetri. Nel finale Schena chiede a gran voce un penalty dopo un contatto su di lui, anche in questa circostanza nessun provvedimento estremo da parte della terna. A Lancellotta passa il Francavilla che consolida il 5º posto, utile per gli spareggi promozione, appeso ad un filo invece il destino dell'Isernia che a 90 minuti dalla fine del campionato corre addirittura il rischio di retrocedere senza neanche disputare il playout, decisiva in parte a questo punto la trasferta di Matelica. Rimanendo in zona playoff, intanto diamo la benvenuta alla nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Finita da poco la partita tra Triestina e Teramo, tra pochissimo ce la racconterai. Manfredo, rimaniamo un po' in ottica playoff, ti volevo chiedere un giudizio sul Francavilla, che speriamo, ovviamente incrociamo le dita, dovrebbe far parte con voi dell'otto, Jarocci assenza pesantissima, scrivono da Vasto, dell'otto playoff. Ecco, una squadra molto ben attrezzata, sei d'accordo? Sì, sì, secondo me il Francavilla soprattutto singolarmente ha delle grandi qualità, sia tecniche che fisiche, soprattutto nel reparto avanzato. Nel primo turno di playoff, diciamo, sarebbe quasi impossibile affrontarla. Uh-huh. Nel caso in cui dovessimo vincere sia noi che loro, ce la metteremo tutta per portarla a casa. Ecco, anche perché il Pineto ha una buona tradizione. Per esempio, ricordo l'anno scorso il playoff giocò la semifinale gara secca ad Avezzano, che era inevitabilmente anche per questioni di classifica avuta durante la stagione favorita, invece il Pineto si impose. Ma queste partite è meglio giocarle in casa o fuori, visto che sono secche? Ma secondo me non fa grande differenza, perché alla fine non parliamo di stadi di Serie A dove ci sono 60.000 spettatori, quindi credo sia indifferente sia per noi che per gli altri. Francesco, prima di andare da Ania e vedere un po' di immagini di Triestina Teramo, ti chiedo se il Matelica, praticamente avendolo buttato un campionato di fatto, comunque non essendo riuscito... buttato. Beh, insomma, c'è stato un periodo in cui Cesena era veramente in crisi. Sì, ha perso qualche punto per strada che attualmente... No, ti chiedo se la grande rincorsa che ha fatto al Cesena, di fatto, fino a questo pomeriggio, magari anche domenica prossima, può poi pesare... Durante i playoff. Ma credo che sono partite a 6 playoff, che al di là del campo, in casa o fuori...
partite di playoff mentalmente ti portano una carica diversa. Quindi non ci si auspica che magari uno sta male fisicamente per non poterli affrontare. Quindi credo che le partite di playoff sono a sé una cosa diversa dal campionato. Assolutamente. Aia, vengo da te allora. Intanto una notizia: il Pordenone è in Serie B. E questa, insomma, per una realtà come Pordenone è una grandissima notizia. Teramo sconfitto 3-2. Ecco qua, questa è la classifica a 90 minuti dalla fine. Teramo sconfitto 3-2 dalla Triestina. Che partita è stata? Innanzitutto una sconfitta... diciamo una cosa, una sconfitta bellissima. Beh sì, perché arriva... perché è arrivata la matematica, esatto. Salvezza. Arriva la certezza matematica della salvezza, il play-out è a 4 punti di distanza ad una giornata dal termine, quindi è arrivata comunque quest'oggi, nonostante la sconfitta, appunto la certezza di aver mantenuto la categoria. E qualche mese fa arrivare a questo punto oggi e poter dire questa cosa sarebbe stata un'eresia. È stata quindi fondamentale la vittoria della vigilia di Pasqua contro la Vispesaro, sì, perché ha reso praticamente indolore la sconfitta odierna, per l'appunto in ottica dell'obiettivo stagionale. È stata una partita gradevole, devo dire. Il primo tempo ricco di gol, il secondo tempo ha offerto un po' meno, gara sbloccata subito da un calcio di rigore trasformato da Granoci al quarto d'ora di gioco, per un contatto direi su cui ho qualche dubbio tra, sì, Fiordaliso, anche io. Tra Fiordaliso e Granoce. Fiordaliso era scivolato a terra e forse, secondo il direttore di gara, da terra avrebbe toccato Costantino, che poi è finito anche lui a terra in piena area. Ecco qui il contatto. Fiordaliso che è già a terra, secondo il direttore di gara, per quello che ha visto, o con una mano o con il piede destro, avrebbe toccato Costantino. Per il successivo calcio di rigore che è stato appunto trasformato da Granoce. Poi il Teramo però ha trovato buone trame di gioco, ha cominciato a manovrare. Proietti era spesso libero di impostare, di pensare, quindi spesso anche di trovare De Grazia che si liberava al tiro. Questo è il gol del pareggio con Fiordaliso, che ha raccolto una spizzicata di Sparacello. E poi qualcosa non ha funzionato qui su questa chiamata del fuorigioco, perché Formiconi è stato bravo a pescare Costantino, che ha firmato il gol del 2-1. Poi Petrella, il grande ex della gara, traversa col destro, non è il suo piede. Gol col destro, non è il suo piede. Gol del 3-1 al termine del primo tempo, con partita che è stata quindi già indirizzata al termine della prima frazione. Teramo comunque buono tra quando è stato sotto sull'1-0, sull'1-1 un po' ha smesso di far vedere quel gioco che stava facendo vedere per riacciuffare il pareggio, e qualcosa non ha funzionato su quei due gol della Triestina. Nel secondo tempo qualcosa di meno in termine di occasioni. Il Teramo comunque ne ha avute di più con De Grazia e Proietti, e poi la gara si è accesa qui con questa entrataccia di Spighi su Granoce che è costata il rosso diretto a Spighi, ma il rosso diretto anche a Lambrughi, che era andato, sì, a far giustizia al compagno. Credo che sia colui che ha abbracciato da dietro Spighi al collo, e il direttore di gara l'ha visto e lo ha punito, e ha punito anche il capitano della Triestina. Questo è il gol 3-2 di Proietti, con deviazione da parte di un giocatore della Triestina. Nel finale il Teramo addirittura ha sfilato il pareggio con un tentativo da fuori area di Caidi. Eravamo più o meno al 49esimo, quindi in pienissimo recupero, con pallone che è terminato di poco sul fondo, e anche la speranza terminata sul fondo di pareggiare. Però, come dicevamo, una sconfitta felice per il Teramo. Se può esserci una sconfitta felice, sì, è questa. Una sconfitta felice è questa. Non è più praticabile l'idea del playoff, parlando di altro, anche raggiungendo il decimo posto. La classifica? Il decimo posto, perché la San Mettese ha vinto, la Fermana mi sembra che abbia perso, ma comunque sono entrambe a quota 47 punti, quindi irraggiungibili per il Teramo. L'unica cosa che può fare è battere la Ternana, sperare che l'Albinone F non vinca. Esatto, e sperare nella vittoria del Monza sulla Viterbese in Coppa Italia. Fammi correggere questo messaggio: ha spinto con la mano il difensore, l'arbitro ha fischiato fallo? No, perché vi abbiamo fatto vedere, c'era l'assistente con la bandierina alzata. Questo a beneficio del telespettatore che ci ha scritto. Torniamo sull'episodio di prima, pardon, parentesi aperta e chiusa.
Però tutto questo poi dovrà comunque attendere l'8 maggio, perché Monza-Viterbese, anzi Viterbese-Monza si giocherà l'8 maggio, quindi anche in caso di undicesimo posto il Teramo comunque dovrà aspettare 3 giorni per sapere insomma se ci saranno i playoff o meno. Comunque l'obiettivo stagionale è stato praticamente raggiunto sabato scorso, quindi a 3 giornate dal termine, ed è stata una vittoria, ribadisco, fondamentale per la conquista di un risultato che qualche mese fa, 3 giornate dal termine, poterlo dire sembrava veramente un'eresia. Tra l'altro, Andrea, all'ultima giornata l'Albino Leffe gioca col Vicenza, che è già qualificato ai playoff, e praticamente la sua posizione nella griglia sarà interlocutoria, perché se guardiamo la classifica il Vicenza può peggiorare la sua graduatoria ma senza grossi problemi, se rimettiamo la classifica della Serie C, e per quanto riguarda la parte alta non mi pare possa guadagnare posizioni. Quindi eccola. Ecco, sì, 48-54 in Ravenna, il Vicenza non può migliorare la classifica, è tra l'ottavo e il decimo posto sostanzialmente. Può scegliersi l'avversario. Sì, ma comunque devi giocare in trasferta. Sì, sì, sì. Tra i Molese, Feralpi, Monza, non è che... Cioè, sì, come peschi più o meno, dai, sì. Hai il primo turno in trasferta, quindi sostanzialmente... va bene, Aya, ti chiedo rapidissimamente, visto che ce l'hai a fianco, hai uno che a Teramo è transitato l'anno scorso, ti chiedo che cosa non ha funzionato l'anno scorso per Pietro Antonio. Intanto Manfredo, ottimo calciatore, sono d'accordo, soprattutto bravo ragazzo, studente esemplare. Sullo studente esemplare non lo so, ma mi fido. Bravo ragazzo, certamente, ottimo calciatore, assolutamente. Un caro saluto a Jacopo e Andrea, anche se è da preferire, e ci mancherebbe, caro Vincenzo, grazie, che Vincenzo preferissi noi, ci saremmo preoccupati. Che cos'è che non Vabbè, ha funzionato? Non lo mai sapere. Non ha funzionato, forse come non funzionano tante cose quando le annate sono storte, quando la salvezza arriva grazie ad una squadra che non paga e quindi viene poi penalizzata, diciamo nelle annate in cui le cose non girano, forse non girano neanche i calciatori, ma perché non c'è l'ambiente per farli rendere al meglio. Manfredo forse è stato un po' vittima come tanti altri della situazione dell'anno scorso, e quindi un giocatore che non viene messo nelle condizioni per tante situazioni di rendere al meglio, non si potrà mai sapere poi effettivamente il suo valore. Manfredo, ti ritrovi? Anche perché considerando che l'anno scorso poi il passaggio alla difesa a 3 un po' ti ha impedito di ricoprire il tuo ruolo naturale. Sì, diciamo, io preferisco giocare a 4, però l'anno scorso ho fatto anche il centrocampista di sinistra. Come diceva Ania, è stato un susseguirsi di circostanze che ci hanno portato magari a perdere punti per strada. Per fortuna c'è stata la salvezza grazie ai punti tolti al Sant'Arcangelo, che però credo sia giusto nel momento in cui una società non paga, certo, venga penalizzata, mentre il presidente Campitelli ci ha onorato i suoi impegni fino alla fine. Assolutamente, va bene. Ania, con te torneremo a parlare martedì con l'appuntamento con Pro Teramo. Io ti ringrazio per averci mostrato anche le immagini di Triestina Teramo. Grazie a Francesco Daniello, grazie, caro Francesco. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente, sicuramente ti vedrai anche questi playoff, l'ultima giornata e poi i playoff che saranno tutti da vivere. Grazie e in bocca al lupo per i playoff a Manfredo. Crepi, grazie a voi. Grazie Manfredo per essere stato con noi. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Grazie, soprattutto devo fare un ringraziamento speciale, ci ha scritto sotto la diretta a proposito di Pineto, a Robertone Andrenacci. Ciao Jacopo, ciao Costantino, da Robertone, forza Pineto, lo saluto. Caro Roberto, qui abbiamo dei reperti archeologici che, se tu potessi vedere, porterebbero ad andare in Brodo di Giuggiole, quindi sì, l'altro giorno abbiamo scavato in un archivio di 2007, 2006, 2008, cose incredibili, eravamo tutti più giovani, questo sicuro, e insomma giocatori quando Roberto Andrenacci vinse il campionato col Cologna. Sì, e poi si fece anche tagliare i capelli dentro, esatto, lo spogliatoio, questo non se l'aspettava che ce lo ricordassi. Come Camoranesi con Oddo.
Esattamente. Va bene. Vediamo il prossimo turno di Serie C, di Serie D e poi chiudiamo. 0-0 ancora a Torino, tra Torino e Milan. Fano Triestina, Albino F Vicenza, Feralpi Pordenone, Fermana San Benedettese, Gianavis Pesaro, Gubbio Virtus Verona, Ravenna Imolese, Rimini Renate, Sudtirol Monza, Teramo Ternana, 38esima e ultima giornata della stagione regolare. Ultima giornata della stagione regolare anche per il campionato di Serie D, Girone F. È incredibile, siamo arrivati alla fine anche di questa stagione. Io quando inizio dico, ma pensate, quest'anno sono pure 38 giornate, quando finiremo? E invece... Avezzano Pineto, derby, dà le motivazioni molto differenti, anche se voi, insomma, Manfredo, non ci state a perdere la partita. Assolutamente no. L'Avezzano men che meno, Avezzano Pineto, Castelfidardo Montegiorgio, Forlire Canatese, Francavilla Savignanese, Giulianova Cesena, Mateli Chesernia, Agnonese Vastese, Sammorese, Campobasso, San Giustese, Jesina, Sant'Arcangelo, Notaresco sarà l'ultima. E anche l'ultimo numero integrale dell'Abruzzo del pallone, perché poi ci saranno versioni ovviamente dedicate ai playoff, ci mancherebbe, questo è sicuro, però saranno versioni ovviamente con meno partite, short dai, sarà l'ultima versione integrale dell'Abruzzo del pallone. Sì, per la gioia di da qui, a me quando finiscono comunque i cicli di trasmissione ho sempre un po' di nostalgia. Tu sei un anno e sono sicuro che anche Andrea è d'accordo con me, lui avrebbe voluto altre 38 certo. giornate. È vero, però Maurizio da qui è arrivato. Sta vivendo dei momenti di grande frenesia. È arrivato, assolutamente, infatti mi sta scrivendo in maniera compulsiva sul telefono di chiudere, lo faccio subito. Quindi grazie a Francesco Daniello, a Manfredo Pierantonio, a Dania Cantagalli, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima per l'ultima giornata di campionato di Serie D e di Serie C. Buona serata.